adesso c'è il ministro Patuanelli, abbiamo aperto stamane con la signora Italia, ministro, che è una dipendente Whirlpool, che indossava la maglietta che adesso è indossata da una manifestazione che riguarda tutto il settore, tutto il comparto metalmeccanico. La signora Italia spera che quello che lei ha annunciato ieri in una diretta Facebook che abbiamo mandato in onda proprio negli ultimi secondi di puntata si possa mantenere. Possiamo tranquillizzare quei lavoratori che comunque restano in mobilitazione? Whirlpool resta tutto così com'è, si continuerà a produrre quello che loro producono? Innanzitutto buongiorno. Buongiorno. E grazie per l'invito. Noi abbiamo ottenuto un primo risultato grazie all'impegno di tutto il governo, del Presidente del Consiglio e anche di chi mi ha preceduto al Ministero dello Sviluppo Economico. Siamo riusciti a mettere al centro il caso Whirlpool, che è un caso emblematico di come molto spesso vengono disattesi piani industriali e accordi che le aziende, le compagnie, le multinazionali prendono con lo Stato. Quando c'è da intervenire il governo c'è sempre, però poi ovviamente le aziende e le compagnie devono mantenere gli accordi presi. Quando non accade si creano ovviamente le fratture che abbiamo visto in questi giorni sul caso Whirlpool. Abbiamo voluto intestarci questa battaglia per costringere l'azienda a retrocedere dalla decisione unilaterale che avevano assunto, cioè quella di abbandonare lo stabilimento, di retrocedere nella produzione e di iniziare una procedura di cessione dello stabilimento. Abbiamo ottenuto un primo risultato, che è quello del ritiro della procedura di cessione, e quindi lo stabilimento può ricominciare a produrre. Ovviamente poi va affrontato il tema industriale, che è il tema vero e centrale di quello stabilimento, cioè capire come possiamo intervenire per far sì che quello stabilimento produca come previsto dal piano industriale. Il prodotto ha evidentemente dei problemi di mercato, bisogna capire come si può intervenire su un cambio di prodotto, ma adesso abbiamo un arco temporale abbastanza ampio davanti per sederci nuovamente al tavolo con l'azienda, con le parti sociali e con i lavoratori. Io voglio ringraziare sia i lavoratori che le parti sociali, i sindacati metalmeccanici di tutte le sigle sindacali per l'atteggiamento che hanno avuto in queste settimane sul caso Whirlpool, di accompagnamento delle scelte del governo. È un esempio di come, stando dalla stessa parte, governo e lavoratori possono ottenere dei risultati. Ci sederemo nuovamente al tavolo e cercheremo di trovare un impianto industriale che consenta ai lavoratori di continuare a produrre. Continuare a produrre, appunto, anche perché loro sono dei lavoratori altamente qualificati, no? Quindi vogliono mantenere anche la loro specificità, giusto, Ministro? Ma certamente sì, una delle criticità nella procedura di cessione era il nuovo prodotto che avrebbero dovuto produrre appunto nello stabilimento. Si passava da un tipo di produzione specializzata a lavori di carpenteria metallica, e questo è anche un elemento che non potevamo accettare. Bene, per allora cui riteniamo che adesso ci siano le condizioni per riprendere il dialogo e trovare una soluzione industriale per lo stabilimento. Bene, allora ci sono però, Ministro, ben 160 tavoli di crisi aperti, che sono tanti, ci sono i metalmeccanici in piazza anche stamane, quindi lei da dove comincia, su cosa sta lavorando adesso? Ma guardi, innanzitutto io vorrei un attimo fare il punto sulla questione del numero dei tavoli e delle crisi. Giusto. Non esiste una procedura che determini quando un tavolo si apre, come prosegue e quando si chiude. Esistono tavoli aperti da oltre 10 anni che sono tavoli di monitoraggio. Molto spesso si aprono tavoli perché a livello regionale qualche stabilimento industriale ha una crisi che non riesce a essere gestita direttamente dalla regione e quindi viene coinvolto il Ministero. Il fatto che non ci sia un numero certo è perché non esiste una norma, non è come la legge Prodi o la legge Marzano, per cui le amministrazioni straordinarie hanno una procedura e è determinata da alcune caratteristiche e condizioni per cui o c'è l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria o non c'è. In questo caso ci sono dei tavoli che si aprono per accompagnare una qualsiasi crisi aziendale, dove il Ministero cerca di fare la sua parte, cerca di trovare le risorse
risorse per accompagnare processi di riconversione o di trasformazione industriale, ma non esiste una procedura standard, ma soprattutto non esisteva fino a ieri neppure una struttura di crisi. Le crisi aziendali venivano seguite da poche persone e noi abbiamo voluto col decreto crisi agire innanzitutto su questo fronte, ecco, creando una struttura all'interno del Ministero che sarà dedicata alle crisi aziendali. Non basta la struttura, servono anche gli strumenti di intervento. Noi oggi abbiamo alcuni canali potenziali di agevolazione delle trasformazioni industriali che sono legate alle aree di crisi industriale complessa, sono gli accordi di programma, gli accordi di sviluppo, i contratti istituzionali di sviluppo, però sono strumenti ancora troppo limitati. Quello che cercheremo di fare nei prossimi mesi è individuare una serie di strumenti da mettere in campo di volta in volta per stare a fianco alle imprese che vanno in crisi. Senta, ho tante domande da farle, so che il suo tempo è limitato e quindi cerco di magari le chiedo risposte un pochino più concise, se no poi è complicato anche interromperla. Domanda su Fiat, perché l'altro tema è, ci dovrebbe essere oggi l'annuncio ufficiale di questa fusione fra FC Auto e Peugeot. Si parla di un colosso di 50 miliardi, voi che posizione avete su questo e quali garanzie chiederete per i lavoratori e gli stabilimenti in Italia? Peugeot, ricordiamolo, così lo sanno tutti, è per una quota di proprietà del governo francese, quindi diciamo c'è il governo dentro, per una quota anche di proprietà dei cinesi, quindi noi come ci poniamo, l'Italia come si pone? Noi abbiamo seguito in questi giorni le dinamiche di mercato che stanno portando due grandi gruppi a una fusione paritaria. Noi chiederemo ovviamente a questo nuovo gruppo di garantire la continuità del piano industriale che FCA aveva previsto nel nostro paese con tutti gli investimenti sugli stabilimenti previsti. È ovvio che l'unione di questi due grandi gruppi costituirà il quarto colosso mondiale di produzione di automobili. Ci potranno essere delle economie di scala rispetto ai costi. Noi richiederemo che queste economie e questa riduzione di costi non si ripercuota poi sulle previsioni industriali negli stabilimenti italiani e quindi che non vadano a incidere sui lavoratori del nostro paese. Ha già parlato con i vertici FCA? Non ancora in queste ore, insomma. Qualche giorno fa ci siamo incontrati. Ah, ecco, quindi vi aveva avvisato insomma di quello che stava accadendo. Peraltro sarebbe un gruppo appunto paritario, come ha detto lei, il CEO sarebbe il CEO attuale di Peugeot, che è un portoghese. Comunque, secondo lei è una buona o una cattiva notizia per l'industria italiana che ci sia questa fusione? Ma io con le garanzie che dicevo prima, cioè che ci sia continuità negli investimenti nel nostro paese, credo che possa non essere una buona notizia, perché si amplia la scala di produzione di automobili e quindi anche la capacità di sviluppo, di ricerca su un settore in grande trasformazione come quello dell'automotive non può che portare benefici. Bene, allora all'Italia noi abbiamo messo diciamo negli ultimi due anni 1,2 miliardi, compresi 400 milioni nuovi che state deliberando, 10 miliardi in totale di aiuti dallo Stato. La questione all'Italia è legata alle concessioni autostradali, perché lì c'è il tema di Atlantia, no? Che dovrebbe essere l'acquirente di Alitalia, che però nello stesso tempo è l'azienda sulla quale pende il tema del ritiro delle concessioni autostradali. Ma assolutamente non sono due temi legati. Atlantia, in un'operazione anche questa di mercato, ha deciso spontaneamente di affiancare Ferrovie dello Stato in un'operazione che non può essere, non deve essere di mero salvataggio della compagnia di bandiera, ma deve essere un'operazione di rilancio di un settore che, ricordo, continua a segnare crescita annuale e redditività in tutte le compagnie. È un po' paradossale che invece la nostra compagnia di bandiera, che tra l'altro è un brand molto apprezzato nel mondo, paragonabile al brand Ferrari, questa compagnia non riesca a rilanciarsi in quel mercato, in quel settore. Credo che ci siano le condizioni perché ciò accada, ci sono delle interlocuzioni in corso, come sapete il costituendo consorzio dovrà entro il 21 di novembre presentare un'offerta inderogabile di acquisto.
Vediamo nei prossimi giorni l'evoluzione del dialogo che c'è tra i componenti del consorzio, anche nella scelta del partner industriale. Stiamo seguendo con attenzione attraverso i commissari. Io ricordo che il Ministero dello Sviluppo Economico entra nella partita in quanto vigilante della struttura commissariale. Con i commissari ci sentiamo quotidianamente per gli aggiornamenti e ovviamente c'è la massima attenzione del governo per risolvere definitivamente il problema del nostro vettore aereo. Credo che ci siano le condizioni per un rilancio della compagnia. Sospirone della platea sul tema l'Italia. Intanto FC Auto è a più 8%, mi sembra apertura in borsa. 9, sì, ha aperto la borsa a Milano, allora, invariata, ma FC apre con un più 9. Più 9, a dire. Più 9. Bene. Allora, no, Patuanelli, due domande politiche, perché diciamo, la sconfitta in Umbria per il Movimento 5 Stelle è stata particolarmente pesante perché siete scesi al 7%, diciamo che però da quando, dal boom delle politiche, da quando vi siete alleati, per così dire, continuate a perdere voti. Come mai? Che spiegazione vi siete dati? Avete fatto quella che una volta si chiamava l'analisi del voto? Ma innanzitutto io ricordo che ad aprile 2018, quando non c'erano alleanze con nessun partito e si stava discutendo sulla formazione di un governo, abbiamo fatto il 7,1% in Friuli Venezia Giulia. Quindi dire che c'è una responsabilità di accordi con le altre forze politiche sul risultato delle elezioni regionali in Umbria diciamo, non è suffragato da alcuna analisi, da alcun dato oggettivo. Il Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali ha sempre avuto, e alle elezioni locali in generale, ha sempre avuto grandi problemi nel riuscire ad acquisire consenso per una serie di motivazioni e dinamiche che territorialmente di volta in volta si manifestano. Dopodiché che ci sia la necessità per il Movimento 5 Stelle di capire in che momento politico ci troviamo al nostro interno, dove e come dobbiamo collocarci, a quale parte del paese vogliamo parlare e vogliamo rivolgerci. Una riflessione alta e ampia sulla funzione del Movimento 5 Stelle, che certamente ha avuto una grande incidenza nel panorama politico degli ultimi 10 anni, ha imposto alla politica dei temi di cui non si parlava, ma probabilmente quella funzione ha avuto un po', è andata esaurendosi, e quella spinta propulsiva è andata un po' esaurendosi. Quindi io credo che un momento ampio di riflessione su come il Movimento 5 Stelle vorrà collocarsi nel panorama politico dovrà essere fatta. Però non possiamo pensare di passare il 2020, anno in cui ci sono 8 elezioni in 8 regioni, di volta in volta a parlare della debacle del Movimento, della sconfitta del Movimento. Questo non è accettabile. Perché ha un'incidenza poi diretta sull'attività di governo del Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto grandissimi risultati prima governando con la Lega e adesso sta cercando di ottenerli anche in questo nuovo governo. Senta, però dice Zingaretti che se non c'è un'alleanza stabile non ha senso andare avanti. Insomma, in Emilia Romagna, se si dovesse perdere l'Emilia Romagna, perché voi presentate il candidato in Emilia Romagna, è sicuro? Stiamo riflettendo su cosa fare in Emilia Romagna e cosa fare nelle elezioni regionali 2020. Quindi non è escluso che ci possa essere di nuovo il tema dell'alleanza col Partito Democratico? Ma guardi, io in questo momento non escludo nulla. Certamente quello che è successo in Umbria deve essere valutato per le elezioni umbre e non può avere un riflesso diretto sulle altre elezioni regionali e sul governo del Paese. Purtroppo noi scontiamo il fatto che in questo Paese si vota più o meno 2 volte all'anno e questo non può essere un elemento di criticità costante per chi governa, a prescindere di chi c'è il governo. Sto facendo un ragionamento generale non soltanto per l'attuale governo, ma vale da sempre per tutti i governi. Questo indebolisce in modo incredibile la capacità di un governo di fare decisioni e scelte a lungo termine. Di volta in volta ci si limita a pensare al momento elettivo successivo. Questo è veramente un tema centrale perché limita la capacità del governo in carica di incidere sulla vita dei cittadini. Senta, domanda, ma siccome Di Maio ha detto che lavora meglio col PD che non con la Lega, anche per lei è lo stesso? Ma guardi, io faccio due cose molto diverse, quindi non ho un paragone diretto. Io ho lavorato bene con i gruppi parlamentari della Lega da capogruppo al Senato, mi sono trovato benissimo con i colleghi della Lega, ma già in quel momento trovavo anche un grande riscontro con i colleghi dell'allora opposizione. Oggi al governo posso dire che con i ministri sia del Partito Democratico che con quelli di Italia Viva lavoriamo in sintonia, con uno scambio costante di informazioni per avere una linea comune.
Quindi sono pari, PD e Lega sono pari. Non ho un paragone diretto tra le due condizioni. Però PD e Lega sono uguali, sono molto diversi come partiti. Sono molto diversi, ma ripeto, io non ho un paragone diretto. Va bene, di esperienza personale, no, ho capito omogeneo quello che vuol dire. Tra i due gruppi. Ci ho provato, so che faceva un altro mestiere prima, esatto. No, glielo chiedevo anche perché Industria 4.0 l'avete rinnovata, era una misura del precedente governo e quindi volevo capire perché l'avete rinnovata, Patuanelli. Sto scendendo facendo impazzire Malabruzzi, che rientro... Tutto il pacchetto 4.0 è una misura che non è del precedente governo, ma è di quello precedente sì, ancora. Sì, esatto, precedente del governo. Quando una misura funziona... Sì, ma quando una misura funziona non è, mi sembra evidente che ci sia la necessità di mantenerla e di non sopprimerla. Stiamo ragionando sul riadattamento della misura per poter consentire alle piccole e medie imprese di avere un accesso privilegiato a misure che hanno forse esaurito un po' di forza propulsiva, penso a iperammortamento e superammortamento. Però lo faremo dialogando con tutta l'associazione di categoria, vediamo se c'è lo spazio durante il percorso parlamentare per proporre qualche modifica, ma non vogliamo creare uno scompiglio nelle imprese che si sono abituate ad utilizzare quegli strumenti. Quindi certamente la legge di bilancio arriva alle Camere con una riproposizione di 4.0 integrale, ed è già un buon risultato perché oltre ad aver sterilizzato l'IVA siamo riusciti a mantenere tutti gli impegni assunti con le imprese. Sì, le imprese in realtà, però mi perdoni Patone, le imprese non è che sono importi... proprio felici di questa manovra. Ieri sentivo Bonomi, presidente di Assolombarda, che si candida anche alla guida di Confindustria, pare che insomma, diceva che in realtà questa manovra non fa nulla per la crescita. Come risponde in 10 secondi? Così poi la saluto. Io ho incontrato il presidente Bonomi ieri pomeriggio, è stato un dialogo molto franco, io gli ho dato la massima disponibilità a incontrarsi nei prossimi giorni per capire se ci sono degli interventi di modifica che possiamo proporre al decreto fiscale più che alla norma di bilancio. Penso ad esempio alla norma che costringe i committenti ad anticipare i contributi versati dagli appaltatori, che porta via liquidità al mondo delle imprese dell'edilizia che già non hanno liquidità. Lì probabilmente un provvedimento di modifica dovrà essere proposto e trovato. Va bene. C'è massima disponibilità da parte del Ministero ad incontrarci con le categorie per determinare eventuali modifiche e migliorie alla legge di bilancio e al decreto fiscale. Va bene, grazie Ministro, grazie per essere stato con noi. Siamo partiti con Whirlpool con questa buona notte.